sole e le giornate primaverili hanno lasciato spazio al maltempo. A causa di un'ondata di forti piogge che dalla notte scorsa sta interessando le Marche, diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, come a Sasso Corvaro, dove a causa del manto stradale scivoloso è accaduto un violento scontro tra un'auto e un autotreno. Il conducente dell'automobile, un giovane di 22 anni, nonostante fosse in condizioni critiche, non è stato trasportato all'ospedale regionale Torrette di Ancona. Le condizioni meteorologiche avverse, infatti, non hanno permesso soccorso dell'eliambulanza. Il ragazzo è stato trasportato in nosocomio da un'ambulanza del 118. A Fano, invece, il conducente di una Kia Sorento ha perso il controllo della vettura, finendo la sua corsa nella rotatoria di Sant'Orso. Ieri poi sono intervenuti per prosciugare a Villa Fastigi un garage insieme ai tecnici della provincia per rimuovere un pioppo caduto e altre due piante pericolanti in via dei Colli a Trebbiantico. La strada che porta a Novilare è stata chiusa al traffico per permettere i lavori di rimozione. Gli stessi tecnici sono stati chiamati anche dall'Istituto Tecnico Genga per tamponare le infiltrazioni d'acqua. Il docente che ha girato questo filmato con il cellulare ha lamentato il fatto che da anni non viene effettuata la manutenzione della scuola ed oggi, ha detto, si è superato il limite. Disagi anche all'asilo di Falcineto, dove un volontario della protezione civile ha accompagnato i 18 bambini dentro la struttura, portandoli in braccio una alla volta. Ad allagarsi in giornata anche l'ex ospedale Bartolini di Mondolfo, dove poi è mancata la corrente elettrica. Queste invece sono due fotografie inviate alla nostra redazione da un reporter di strada, immagini scattate di fronte al sottopasso del Lido di Fano, che come spesso accade quando piove si allaga. La protezione civile regionale ha prorogato fino alla mezzanotte di domani l'avviso di criticità idrogeologica.